Negli anni della Controriforma il pensiero di Giordano Bruno viene considerato un pensiero eretico, per questo verrà arso vivo con la lingua in Giova. Per chi non sapesse che cosa vuol dire con la lingua in Giova, praticamente la lingua veniva messa in mezzo a due placchette di legno per evitare che mentre ardeva su questo fuoco non proferisse più alcuna parola. Quindi una condanna molto forte che per molti è anche un po' il manifesto della condanna del libero pensiero. Giordano Bruno è in questo senso considerato il primo martire del libero pensiero. Io non voglio aggiungere altro, so che con il dottor Del Giudice faremo un viaggio sicuramente affascinante e interessante e quindi praticamente lasceremo a lui la possibilità di conoscere più approfonditamente il pensiero di Giordano Bruno. All'epoca la scienza come intesa al giorno d'oggi non esisteva, non per niente per convenzione si fa risalire l'inizio, diciamo, della scienza moderna a Galileo Galilei. Prima però esisteva una scienza che veniva chiamata in modo diverso, veniva chiamata magia naturale. Quindi, ma quando parliamo di magia non dobbiamo pensare al termine nell'accezione che oggi noi siamo abituati a dargli, cioè di stregoneria, di pratiche magiche, di pratiche demonologiche e così via. Ma magia all'epoca significava individuare quali sono i meccanismi della natura. E mago, sì, adesso ci arrivo. Mago era il sapiente dotato, ecco, era il sapiente dotato di capacità operativa, cioè era colui che una volta ricercati e trovati questi meccanismi che fanno funzionare la natura, che ripeto all'epoca non potevano essere quelli scientifici perché non c'era microscopio, non c'era telescopio, non c'era cannocchiale, venivano ricercati, diciamo così, filosoficamente per intuizione e anche per osservazione, come vediamo nel caso della volta, era in grado poi di replicare questi meccanismi anche operativamente. E qui veniamo appunto, come diceva il gentile interlocutore, all'alchimia. Alchimia che era appunto la chimica dell'epoca. A noi adesso, quando sentiamo parlare di magia, pensiamo allo stregone. Quando sentiamo parlare di alchimia, pensiamo alla pietra filosofale e alla possibilità di creare l'oro, ma queste sono delle volgarizzazioni successive, mentre invece all'epoca appunto alchimia era la farmacologia dell'epoca, cioè l'alchimista non è che faceva soltanto tentativi di trovare la pietra filosofale, ma elaborava decotti, elaborava farmaci e così pure appunto abbiamo detto la magia naturale dal punto di vista concettuale cercava di trovare questi meccanismi. Ho messo l'immagine di Giambattista Della Porta perché Giambattista Della Porta appunto rappresenta perfettamente quello che è il mago naturale in senso scientifico. Lui fu un ricercatore napoletano anche lui di Coenze, e anche lui perseguitato dalla Chiesa grazie alle sue amicizie influenti, essendo a differenza di Bruno di origini nobili, mentre Bruno era di umili origini, quindi poté godere di alcune protezioni che impedirono di fare la stessa fine del nonno. E vediamo che appunto una delle opere principali, se non la principale, di Giambattista Della Porta è appunto la magia naturale. Se voi leggete questo libro trovate tutta una serie di osservazioni. Pensate che all'epoca per Giambattista Della Porta era più o meno una delle principali attrazioni di Napoli. Cioè quando all'epoca c'era l'abitudine che poi si è perpetuata fino all'Ottocento per i figli di buona famiglia, di tutte le famiglie europee, di andare, appena raggiunta la maggiore età, a fare il tour in Italia. Perché l'Italia era il paese della cultura, quindi dalla Germania, dall'Ungheria, da tutti questi posti, i rampolli delle grandi famiglie venivano a un certo punto mandati in Italia
e avevano delle tappe fisse che erano appunto Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Palermo, la Sicilia, l'Etna. A Napoli si è andati in alcune cronache di questi viaggi, perché poi regolarmente questi personaggi, che poi tra i quali ci sono molti personaggi poi diventati famosi di vari campi, pittori, scrittori e filosofi, nei loro reportage, diciamo, citavano regolarmente a Napoli la visita alla casa di Giambattista Della Porta, che l'aveva tramutata in una specie di museo dove lui raccoglieva tutte queste curiosità scientifiche. Lui analizzò tutti i vari tipi di piante, tutti i vari tipi di... Quindi c'era questa idea scientifica che oggi chiameremmo paleontologia, entomologia, una volta che è diventata scienza. A un'epoca era magia naturale. Prima di illustrare questa diapositiva, allora devo farvi una piccola premessa per chiarire anche questo discorso del mago e dello scienziato. Questa querela del Bruno mago e Bruno scienziato è una questione che è stata portata avanti ormai e continua ad andare avanti da sempre. Chiaramente i detrattori di Bruno, segnatamente quelli di parte cattolica, che sono rimasti chiaramente ostili al filosofo, e anzi questa ostilità si è vieppiù accentuata nel momento in cui Bruno è stato riscoperto sul finire del XIX secolo, quando appunto ci fu l'erezione di questo famoso monumento a Campo dei Fiori, che però ebbe una connotazione eminentemente politica e anticlericale, cioè la decisione di far sistemare questo monumento a Giordano Bruno a Roma, nel centro della cristianità, ebbe un indirizzo prevalentemente politico di anticattolico, per cui Bruno si trovò fatalmente ad essere portato a campione, a martire di questa crociata, diciamo all'incontrario, anticlericale, e così cominciò questa storia del Bruno martire del libero pensiero. E infatti nell'occasione della inaugurazione del monumento ci furono tutta una serie di episodi: il Papa che lasciò Roma, gli studenti che volevano addirittura passare alle vie di fatto con i clericali e così via, tutta una lunga storia che appunto meriterebbe anch'essa da sola una serata. Per cui Bruno fatalmente ha diviso anche dopo, anche quando è stato riscoperto, per tutto il periodo che va dal rogo di Campo dei Fiori del 17 febbraio del 1600 fino al monumento di Roma, sempre di Campo dei Fiori, la figura di Bruno fu praticamente cancellata dalla storia del pensiero ad opera chiaramente della Chiesa Cattolica, che nel momento in cui emise la sentenza e mise all'indice tutta l'opera, quindi l'opera omnia di Bruno all'indice, con conseguente scomunica a chiunque l'avesse anche semplicemente sfogliata, chiaramente fece sì che anche coloro che, come vedremo, per il loro interesse scientifico la lessero, si guardarono bene dal citarlo, e in primis Galileo Galilei. Galileo Galilei dimostra più volte nelle sue opere una perfetta conoscenza delle opere di Bruno, ma non lo cita neanche una volta. E possiamo anche capire perché poi, nonostante questo, sappiamo i problemi che dovette affrontare anche lui. Praticamente, se è vero che salvò la vita, ma in ogni caso ci rimise la sua vita filosofica, perché in ogni caso gli fu impedito di continuare a pubblicare e questa visione di Bruno, visto come mago, come stregone, quindi da condannare, da evitare, da stigmatizzare, ha fatto sì che il Bruno, per così dire scienziato, fosse pressoché misconosciuto, fino a quando, appunto, dopo il luogo di Campo dei Fiori, e particolarmente devo dire a partire dall'anno 2000,
quando fu celebrato il quarto centenario del rogo di Campo dei Fiumi e quindi ci fu una cosiddetta Bruno Renaissance, cioè un fiorire di studi bruniani, durante il quale periodo parecchi critici affrontarono questo tema dell'esame delle opere bruniane. Dobbiamo anche considerare che la maggior parte delle opere di Bruno sono scritte in latino, a parte le opere scritte in Inghilterra, nel periodo inglese, che lui scrisse in volgare, dopo il periodo inglese, quindi a partire dal 1585, quando lui tornò dall'Inghilterra, continuò a scrivere soltanto in latino. Per cui queste opere sono rimaste per qualche secolo praticamente misconosciute, leggibili, come abbiamo visto, con difficoltà, perché messi all'indice, soltanto da coloro che sapevano leggere il latino. E sappiamo che all'epoca, insomma, la cultura media non era molto elevata. Per cui tutta la serie di proposizioni, tra virgolette, sempre scientifiche di Bruno, non erano conosciute. Dopo il quarto centenario, con il quarto centenario, anche perché ci fu un robusto sovvenzionamento da parte dello Stato, questa celebrazione del quarto centenario ricevette numerosi contributi. Sapete che appunto senza soldi non si cantano messe, senza soldi non si fanno neanche ricerche. Quindi con l'arrivo di questi soldi parecchi studiosi accademici furono foraggiati, si dedicarono allo studio e alla traduzione di queste opere latine di Bruno, e possiamo dire che soltanto negli ultimi anni si è arrivati praticamente alla totale traduzione in italiano di tutto il corpus bruniano. Io, fra parentesi, ho tradotto quattro delle opere latine di Bruno, di cui appunto un paio proprio di argomento scientifico. In seguito alla conoscenza di queste opere latine si è visto come il contributo di Giordano Bruno alla indagine scientifica fosse in realtà molto maggiore di quanto si pensava, per cui anche i critici hanno cominciato a rivalutare la posizione di Giordano Bruno all'interno della storia del pensiero scientifico, e non soltanto a vedere Bruno non soltanto come il mago naturale o addirittura lo stregone, come la Chiesa Cattolica cercava di far apparire, e di analizzare se effettivamente le teorie di Bruno avessero una validità anche scientifica. C'è stata chiaramente la solita divisione fra i detrattori e i sostenitori, fra i negativi in questo senso e quelli positivi. In particolare vorrei citare la studiosa inglese Frances Yeats, che studiosa, una famosa storica di inglese, che con il suo libro Giordano Bruno e la tradizione ermetica fu una delle prime ebbe il merito indubbio di essere una delle prime a portare di nuovo l'interesse sulla figura di Giordano Bruno dopo secoli, come abbiamo visto, di ignoranza, di trascuratezza. Però le conclusioni dello studio della Yeats furono, appunto, come dice già il titolo, dall'esito Bruno alla luce della tradizione ermetica, di cui effettivamente Bruno fu un grande conoscitore e un sostenitore, portarono appunto la Yeats a interpretare tutto il corpus bruniano in questo senso ermetico, e quindi a negare qualsiasi valore o qualsiasi significato scientifico alle sue opere. Questo la portò addirittura a delle affermazioni che oggi suonano ridicole, perché chiaramente si basavano sulla mancata conoscenza di quei testi che sono stati poi tradotti, latini, e che evidentemente neanche la Yeats conosceva, perché in certi tratti del suo libro lei, per esempio, interpreta queste due immagini delle stramberie, usa proprio questo termine, delle stramberie con questi segni floreali, di cui non, o addirittura come dei codici segreti di una presunta setta che Bruno avrebbe fondato, non si sa bene dove, proprio perché era portata a vedere appunto in Bruno soltanto un mago ermetico.
mentre invece un'analisi successiva e soprattutto lo studio delle fonti di Bruno si rifaceva a tutta una tradizione precedente di Cornelio Agrippa, del cardinale Cusano, dello stesso Tommaso d'Aquino che aveva studiato a Napoli, ci fanno capire e intendere che queste immagini altro non sono che il tentativo di un genio che però non ha a disposizione nessuno strumento, tra virgolette, scientifico, come avrà Galileo col cannocchiato, quando per cominciare. E io dico sempre, pensate a quell'immagine che abbiamo visto prima nel cartone del Di Bruno che alza il sipario, la sfera delle stelle fisse disegnata come un sipario e si trova davanti l'infinità dell'universo. Ora immaginate se lui una volta alzato il sipario avesse potuto prendere il cannocchiale e guardare. Avrebbe fatto delle osservazioni quantomeno pari a quelle fatte da Galileo, perché lui aveva in ogni caso elaborato questa teoria dell'infinità dell'universo e dell'eliocentrismo basandosi soltanto sulla intuizione e sull'applicazione della ragione. Per quanto riguarda, diciamo, la dimostrazione, sempre tra virgolette, la sperimentazione, non possiamo parlare ancora di sperimentazione, si parla di Galileo come iniziatore della scienza moderna, perché il concetto base è quello che è scienza ciò che è sperimentabile. Chiaramente Bruno non poteva sperimentare ben nulla, se non Bruno come della volta, se non attraverso le loro osservazioni e attraverso la filosofia, l'applicazione della filosofia, che nel caso di Bruno appunto era una filosofia di matrice ermetica. La filosofia di matrice ermetica si basava sulla considerazione dell'esistenza di, appunto, del macrocosmo e del microcosmo, quindi il macrocosmo che è tutto ciò che circonda la Terra con la sfera che ci circonda, e il microcosmo è la Terra, è l'uomo in cui questo macrocosmo si riflette, manda i suoi influssi e a sua volta l'uomo deve cercare di risalire a questo macrocosmo per conoscere. Questo è il principio. Come risalire a questo macrocosmo? Attraverso l'intuizione, attraverso lo studio della natura, perché se questo macrocosmo si riflette nel microcosmo, l'idea era che noi, esaminando questo microcosmo e trovando i meccanismi che regolano il funzionamento di questo microcosmo, possiamo arrivare a capire anche i meccanismi che regolano il macrocosmo. E quindi Bruno applica alla lettera questa impostazione, perché io dico sempre la caratteristica principale del pensiero di Bruno è il rigore, ed è quello stesso rigore che poi lo portò a fare la fine che ha fatto, a non volerlo alla fine abiurare questi principi cardine della sua filosofia. Il rigore che gli faceva appunto ricercare queste leggi ed applicarle automaticamente alla sua visione del mondo. Rimanendo nell'ambiente astronomico, sapete bene, i due massimi sistemi, come li chiamava Galilei, erano quello tolemaico, geocentrico, e poi fu seguito da quello eliocentrico copernicano. I due massimi sistemi furono, per così dire, tra virgolette, sponsorizzati da due grossi personaggi, appunto Aristotele e poi Galileo. Tra questi due estremi non può esserci una frattura nella storia della scienza. La storia della scienza non va per a scatti, ma è un continuum. E possiamo dire che il punto di mediazione di questi due sistemi è costituito appunto dalla visione di Giordano Bruno, che fu fiero avversario dell'aristotelismo e quindi della visione tolemaica, e fu anticipatore della visione eliocentrica copernicana. Chiaramente, lo ripetiamo di nuovo, senza avere gli strumenti che poi avrà Galilei, innanzi in primo luogo lo strumento cardine, il cannocchiale con il quale lui fece queste osservazioni, cannocchiale tra parentesi che è stato adesso
praticamente accertato, fu ideato e progettato da Giovan Battista della Porta. È stato ritrovato un testo di Giovan Battista della Porta, il De Telescopio, nel quale lui, voi sapete bene che il cannocchiale Galilei se ne assunse la paternità, ma già le lenti venivano dall'Olanda, lui usò soltanto delle lenti che avevano perfezionato gli olandesi, lui praticamente le montò in questo tubo, le mise chiaramente in una posizione idonea, le sperimentò e fece quelle osservazioni che chiaramente sono dovute al suo acume e alla sua bravura. Però Giovan Battista della Porta gliene diede, torniamo alla visione scientifica e al rigore, gliene diede ragione. In uno scritto lui riconobbe di aver ideato per primo il telescopio, ma di non aver saputo trarne tutte le grandi implicazioni che Galileo aveva saputo trarne. Quindi il fatto di dire che l'ha inventato non vuol dire diminuire Galileo e dire che Galileo non ha scoperto niente, cosa. Per carità, uno può avere questo microfono in mano, ma se come sto facendo io lo metto qua e non mi si sente, non riuscirò a farmi sentire da voi. Se sono bravo a capire che lo devo mettere qui, ecco, mi sentite, capite cosa voglio dire. Ora, relativamente appunto a questa storia del pensiero, invece i meriti o il ruolo, se non vogliamo chiamarli meriti, di Bruno è stato praticamente soppresso da questa cancellazione della figura di Bruno dalla storia del pensiero, addirittura dalla storia, che capirete bene è stata dovuta in un periodo in cui la Chiesa aveva uno strapotere che nessuno poteva sfidare, è stata conseguenza della condanna e del successivo rogo cui il Novano andò in culto. Un'altra cosa, per cerchi e altre cinque giorni, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parlare. Senza questi è un aggirarsi vanamente per uno scudo l'argomento. Dopo aver letto questa frase dobbiamo dire, possiamo dire, che se Giordano Bruno è riuscito a capire, a leggere, almeno per quanto riguarda l'infinitismo e l'eliocentrismo, il libro della natura senza matematica, significa che la lingua dell'universo non è soltanto la matematica. E questo è un input che vi do a riflettere. Ancora oggi, anzi forse soprattutto oggi che siamo in un'era eminentemente scientifica, ma la stessa scienza sta cominciando ad avere dei dubbi sulla possibilità, sulla certezza che aveva fino a qualche anno fa di poter arrivare a conoscere tutto semplicemente sperimentando e osservando. Ed è quello che è emerso con la relatività speciale di Einstein, con il principio di indeterminazione di Heisenberg e ultimamente avete visto con la scoperta del collasso dei due buchi neri. Cioè siamo riusciti a vedere finalmente un fenomeno che gli scienziati cercavano di rendere manifesto da decenni. Ma perché? Perché si è riusciti finalmente a costruire uno strumento talmente potente da vederlo. Il che fa capire che abbiamo la possibilità, e avremo la possibilità, chissà quante cose accadono nell'universo di cui noi non ci rendiamo conto e non vediamo, perché non abbiamo i mezzi per vederlo. Lo stesso, mutatis mutandis, la stessa condizione in cui si trovava Bruno quando preconizzava l'infinità dell'universo, ma non aveva nessun mezzo per poterlo affermare, come è stata poi affermata. Abbiamo detto l'osservazione, e poi un altro mezzo era costituito dall'uso delle immagini. Lui aveva avuto, durante la sua peregrinazio, anche la possibilità di lavorare come correttore di bozze, doveva darsi da fare per sopravvivere, capirete, un esule continuo, senza sostegno, si manteneva con le lezioni su Aristotele, del quale era un conoscitore sommo, e questo già vi fa capire quel discorso che vi dicevo prima della rigorosità di Bruno. Lui criticava e distrusse la filosofia di Aristotele nelle sue opere perché la conosceva perfettamente, perché a San Domenico Maggiore aveva avuto una istruzione aristotelica di primo livello.
E lui si mantenne, pur essendo il primo feroce critico di Aristotele, insegnando ad Aristotele ai nobili e ai putti, come si diceva, ai fanciulli. E quindi un altro mezzo che aveva, appunto maturato facendo il correttore di bozze, era quello di elaborare delle immagini, che lui faceva personalmente. Sono un po', chi conosce le filosofie orientali, sono molto vicini appunto alla concezione del mandala. Il mandala, quello tibetano, magari l'avete visto anche fare, per esempio al Festival dell'Oriente che ogni anno stanno facendo qui a Napoli. Se voi andate regolarmente, c'è la costruzione di un mandala, che durante lei ci sarà stato, di quel mandala che dura giorni e giorni. E che cos'è il mandala? Non è un giochetto da bambini, come può sembrare, il mosaico, il puzzle, che il monaco si mette a fare per passare il tempo, ma è l'interiorizzazione attraverso l'esecuzione certosina di quel disegno, di quell'opera, di quello che dicevamo prima, i meccanismi e le figure della natura. In cui mandala noi troviamo il cosmo, troviamo i cerchi, i triangoli, i quadrati di cui parlava Galilei. Galilei li studiava dal punto di vista matematico, questi filosofi orientali, e come vedremo anche Bruno, lo facevano invece attraverso le immagini. E quindi vi faccio vedere, questa è un'immagine tratta, questo è un mandala tibetano e questa è un'immagine tratta da un'opera cosmologica di Bruno. Come vedete è perfettamente sovrapponibile l'impianto, i cerchi, il cerchio centrale che richiama sempre a quella fissa di Bruno dell'eliocentrismo, e chiaramente Bruno cerca di andare avanti, queste lettere che vedete sono dei ragionamenti matematici che lui faceva, ma sfrontiamo il campo dai fraintendimenti. Bruno era un pessimo matematico. La sua matematica, letta oggigiorno, potrebbe essere confutata anche da un ragazzino dell'elementare, sempre con lo stesso discorso, perché si basava sull'antica matematica di Euclide, di Pappo, e non andava oltre. Però, a livello intuitivo, lui aveva queste indizi. Questa è un altro mandala tibetano e questa è un'altra immagine bruniana. Presa dal suo libro di 160 articoli contro i matematici, che è una delle ultime traduzioni dal latino che ho fatto. Come vedete è perfettamente sovrapponibile, perfino in questi disegni angolari che sembrano dei segni decorativi, ma che invece hanno un loro significato particolare, ma sul quale purtroppo non possiamo limitarci. Un'altra previsione scientifica di Bruno è quella che lui fa nella Cena delle Ceneri, il famoso esperimento della nave. Se noi andiamo nella Cena delle Ceneri e nel dialogo sopra i due massimi sistemi di Galileo, troviamo lo stesso identico esperimento della nave con le stesse identiche conclusioni. Questa è una delle prove principali che Galileo aveva letto Bruno, perché a parte che lo stesso impianto del dialogo sopra i massimi sistemi ricorda quello della Cena delle Ceneri, con gli interlocutori che si dividono fra sostenitori e antagonisti dei due sistemi astronomici. E non per niente, se è vero che Galileo non citò mai Bruno, Keplero, altro noto matematico dell'epoca, scrive invece in una sua opera: non avrai, Galileo mio, gelosia della lode che devi sia coloro che tanto tempo prima di te predissero ciò che ora hai contemplato con i tuoi propri occhi? La gloria tua è che emendi la dottrina che un nostro conoscente, Edmund Bruce, tolse a prestito da Bruno. Quindi glielo fa notare e glielo contesta. Aveva meno paura della Chiesa che me, era molto più lontana da lui. Non per niente, ma il finale per i due nostri eroi fu molto diverso. Queste sono le due dichiarazioni finali, diciamo. Bruno alla fine esordì
davanti ai suoi giudici con il non devo né voglio pentirmi, non ho di che pentirmi, né ho materia di cui pentirmi e non so di che cosa mi devo pentire. Questa è una frase con la quale definitivamente chiuse ogni possibilità di salvezza che effettivamente fino all'ultimo, dobbiamo in questo ammettere, il tribunale gli concesse, ma soprattutto perché all'epoca la vittoria per l'inquisizione non era il rogo, ma era la viuda. Per loro era importante che il soggetto riconoscesse pubblicamente di aver detto delle eresie, di aver il rogo, la punizione lasciava il dubbio nelle persone di ragione e di quelli che erano presenti al supplizio che effettivamente il condannato potesse aver ragione. Galilei, che non era notoriamente, non diciamo molto coraggioso, ma era uno a quale piacevano gli agi, piaceva la vita di corte, piacevano i riconoscimenti, eccetera, fece questa pubblica biuda. Sono stato giudicato veementemente sospetto di eresia, cioè d'aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo e immobile e che la terra non sia centro e sicuro. Pertanto, con cuor sincero e fede non finta, abbiuro, maledico e detesto i suddetti errori di eresia. È questo che voleva la Chiesa Cattolica da lui. Si è parlato che Bruno, durante il suo processo, dissimulò, lo portò avanti per 8 anni dicendosi pronto ad abiurare, poi ritrattando, ma chi studi le carte del processo vede che Bruno si disse pronto in più occasioni ad abiurare, ma ad abiurare le contestazioni di carattere teologico, perché lui diceva: io voglio essere vero filosofo e non fedele teologo. Quindi tutto quello che riguardava la teologia lui era pronto ad abiurare. Benissimo, mi accusava di aver negato la divinità di Cristo, abiuro. Di aver bestemmiato la Madonna, abiuro. Sono cose che ho detto in momenti particolari, che del resto furono riferite dai suoi compagni di cella. Quindi sappiamo, stiamo parlando di un napoletano, no? Prima abbiamo detto anche la dottoressa, il nostro sindaco, che si sente questo carattere napoletano di Bruno, perciò spesso ci affascina. Quindi possiamo capire come lui in cella, tra l'altro con altri napoletani, uno di quelli che lo accusò, come sempre facciamo noi, facciamo come i galli di Renzo, ci becchiamo fra di noi. Poté forse Bruno in cella, fra napoletano e l'altro, come facciamo noi, mannaggia, andarono a riferire, ma lui non fregava niente di questo. Quando pronunciò questa frase, quando alle abiure di carattere teologico furono aggiunte quelle abiure, che il sole non sia centro, perché, e vi porto a conclusione, la cosa più ammirevole di quest'uomo è che ne fa il prototipo dell'umanesimo rinascimentale, cioè il riconoscimento dell'importanza e della grandezza dell'essere umano, è paradossalmente quello che venne interpretato invece in modo opposto e addirittura temuto. Cioè, perché si temeva l'eliocentrismo? Perché col geocentrismo l'uomo aveva questa funzione centrale nell'universo, di predominio sulle altre creature, magari. Il suo potere sulla natura veniva a non essere più effettivo e invece vediamo che in Bruno questo causa il contrario, causa l'apertura di scenari infiniti, causa l'estrinsecazione di una volontà di agire, di fare, di conoscere, di unire le varie chiese perché le chiese hanno soltanto una funzione di pacificatrice. Infatti Bruno aveva questa visione irenistica. Cioè era convinto che una chiesa vale l'altra. Lui rimase fino alla fine fedele alla Chiesa Cattolica, dal punto di vista delle istituzioni. Nonostante quello che fino all'ultimo lui chiese di parlare con Clemente VIII e gli fu negato, scrisse anche un memoriale da mandargli che non fu letto, non fu mandato al Papa e fu cestinato, diremmo oggi. Perché lui era convinto di poter parlare a tu per tu col Papa e dirgli benissimo, io non disconosco il tuo potere. Però io e te, guardiamoci negli occhi, sappiamo benissimo, che l'istituzione Chiesa serve a mantenere
il popolo in una operativa e sana tranquillità. Alle disquisizioni teologiche sulla religione ci deve pensare una casta privilegiata di filosofi, di teologi, perché all'epoca questa visione tanto democratica che si fa, che tutto non esisteva, non facciamoci ingannare, storicizziamo. All'epoca c'era un analfabetismo totale, all'epoca un libro costava quanto lo stipendio annuale di un operaio, il libro se lo potevano permettere solo i nobili, e molti di loro è da vedere se lo sapevano leggere o lo sapevano interpretare. Quindi Bruno da questo punto di vista è un aristocratico del pensiero, non è un comunista magari come l'ha rappresentato Volonté nel film, che è molto quello romanzato. Per Bruno c'è una categoria di studiosi di cui lui faceva sicuramente parte, si riteneva sicuramente parte, a quale devono essere demandate le questioni filosofiche e teologiche. Le istituzioni sono tutte uguali, chiesa cattolica, protestante, anglicana, non per niente, lui fu scomunicato da tutte le chiese, ha raccolto il record di scomuniche, è stato scomunicato dai cattolici, dai calvinisti, dai luterani e dagli anglicani. Perché lui non era di nessuna chiesa, dovunque, in qualunque chiesa lui fosse andato sarebbe stato scomunicato, perché lui credeva alla libertà del pensiero, ma intesa nel senso del diritto a formarsi un'idea con la propria ragione e non per l'imposizione di un dogma. Con questo vi ringrazio.